Ciao ragazzi, tutto bene? Spero che questa quarantena stia proseguendo nel migliore dei modi e spero anche che siate riusciti a seguire bene il video della volta scorsa, perché oggi andremo a vedere una possibile risposta dopo la schivata del diretto. Ok, iniziamo. Allora, partendo sempre dalla posizione di guardia, la volta scorsa vi ho spiegato che i diretti si schivano andando, facendo un piegamento verso destra e un piegamento verso sinistra. Ok, per una possibile risposta, il movimento è sempre lo stesso, ma cambia leggermente. Il piede destro si sposterà di poco verso destra e col busto faremo una lieve torsione e sempre il nostro piegamento, ok? Quindi, per schivare un possibile diretto sinistro, noi andremo a fare un piccolo passo verso destra col piede destro, una torsione e il piegamento. Ok? Quindi tutto insieme verrà questo, ok? Mi rimango sempre coperto e schivo. Perfetto. Allora, schivo, faccio la torsione, mi piego, faccio il passo col piede destro, carico sulla gamba destra per portare un montante, un gancio e un diretto. Questa è la combinazione. Schivo, montante, gancio, diretto. A sinistra la stessa cosa. Quindi sposto il piede sinistro verso sinistra, faccio una torsione, il piegamento, mi copro bene, carico, porto il montante sinistro, il gancio destro e il diretto sinistro e torno in guardia. Sempre attivo con le gambe sulle punte e riparto. Schivo, montante, gancio, diretto. Vi faccio vedere, schivo, montante, gancio, diretto. Giro sempre le spalle quando porto i colpi. Ok, quando automatizzerò bene questo movimento, cerco di aumentare anche con la velocità. Ok, quindi a destra schivo, montante, gancio, diretto, a sinistra schivo, montante, gancio, diretto. Ok, faccio vedere un'ultima volta. Schivo a destra, torsione, piegamento, carico sulla gamba dietro, montante destro, gancio sinistro, diretto destro. Schivo verso sinistra, sposto il piede, torsione insieme, quindi non prima uno e poi l'altro, ma tutto insieme, schivo, montante, gancio, diretto. Ok, perfetto. Allora, la volta scorsa vi ho fatto vedere un piccolo potenziamento dove andavamo a potenziare soprattutto le braccia. Quindi oggi vi farò vedere anche un piccolo stretching per le braccia. Allora, mi raccomando, gli esercizi di potenziamento cercate di farli una barra due volte almeno alla settimana, anche se sono sempre gli stessi esercizi. Allora, lo stretching per le braccia. Vado a tirare su il braccio destro e tiro verso il petto il gomito con l'altro braccio. La spalla rimane ferma lì, ok? Quindi non porto in là la spalla, ma rimane ferma e rimango lì 20 secondi. 20 secondi col braccio destro, sciolgo un po' e 20 secondi col braccio sinistro. Ok, dovrete sentire tirare tutta questa parte. Mi raccomando, 20 secondi come minimo. Altro stretching, prendo il gomito destro e lo tiro dietro la testa. Se non sento tirare tanto, tiro sul mento e non rimango giù, sul mento. Ok? E sentirete tirare tutta questa parte sempre. Ok, cambio. 20 secondi da una parte e 20 secondi dall'altra. Ok, un altro stretching. Prendo il palmo della mano con l'altra mano e tiro. Ok, rimango lì 20 secondi. Con un braccio e con l'altro.
Ok, prendo sempre il dorso e posso fare la stessa cosa. Da una parte e dall'altra. Ok, perfetto. Questo è un piccolo stretching che potete fare dopo aver fatto gli esercizi in plank. E niente, finito qua il video di oggi. Ci vediamo settimana prossima. Buon proseguimento, ragazzi. Ciao!